Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi porterò dentro al bus del team IF Easy Post. Vi dirò, mi sento un pochino a casa perché in questo team ho corso nel 2015 e nel 2016. Ai tempi si chiamava Cannondale, ma è sempre la stessa famiglia. Iniziamo la puntata. La prima cosa che notiamo da fuori è ovviamente il draghetto simbolo del team con questi dentini davanti, che sono i dentini del draghetto, ma ovviamente non finisce qua, perché se andiamo in fondo, oltre a trovare il draghetto in forma più grande stampato qua fuori, dietro c'è la coda. Cioè la coda del draghetto. Un'idea decisamente simpatica. È arrivato il momento di entrare dentro il bus. No, non ci credo. Ci sono i segnaposti personalizzati col nome cucito. Anche Giro d'Italia 2023, bandierina del proprio paese. Cioè questa è una cosa che invidio molto, perché quando ho fatto il giro io nel 2015 questa chicca non c'era, questa finezza. Allora, questo è il posto ufficiale, come vedete, di Bettiol. E allora adesso proviamo queste poltrone, la poltrona del Bettio. Allora qua si regola, che okay, schienale. Poi abbiamo manovella per alzare i piedi. Ah, poi se vogliamo stenderci per bene e non sbattere i piedi davanti, con la manovella qua, oh, spettacolare, molto comoda, devo ammettere, molto comoda, diversa ovviamente da quella che ho provato io 8 anni fa. Questo è un bus nuovo, vabbè. Qua porta oggetti, dove ognuno può mettere quello che vuole, diciamo. Ci sono due porta oggetti, uno grande, uno un pochino più piccolo, con la presa per caricare eventualmente il telefono. Insomma, come postazione direi non male. Sulle postazioni dei corridori c'è la famosa borsa del freddo. I corridori in questa borsa tengono tutte le cose che servono in caso di pioggia, quindi mantelline, gabbe, qualsiasi cosa che può servire per proteggerli durante la corsa. Hanno due borse dietro la corsa, una nella prima miraglia e una nella seconda. Oltre a tutto il kit necessario per proteggersi dalla pioggia, ci sono anche le scarpe di riserva, le scarpe di scorta, che in caso di caduta, di problemi, si possono cambiare nella maniera più veloce possibile. Questa borsa del freddo è organizzata molto bene, perché ci sono i vari scompartimenti dove ovviamente teniamo la mantelline e smanicati. Qui solo mantelline smanicati. Qui abbiamo anche il completino tradizionale, perché è sempre importante avere anche un completino normale di scorta dietro. Giriamo tutto il reparto guanti, gloves, e warmers, che sono gambali, manicotti. Infine troviamo qua dentro, beh, qualcos'altro di extra, questa parte qui, e poi le scarpe di scorta. Comunque, restando in questa postazione, ho notato anche le pantofolette di Healey, molto carine, belle, davvero belle, eleganti, ottimo. Proseguiamo. Zona relax, prima zona relax con due macchinette del caffè. Dovete sapere che prima della tappa si producono tantissimi caffè, i corridori hanno bisogno di avvicinarsi al momento della partenza con un caffettino, e che magari potrebbe richiamare all'ultima puntatina in bagno prima della partenza ufficiale. Qui troviamo l'unico bagno del bus, purtroppo ce n'è solo uno, quindi prima della partenza tocca fare la fila. Sì, ti tocca, però bello grande, non male. Proseguiamo. Allora, qui abbiamo un forno per scaldare eventualmente i pasti dopo la corsa. Abbiamo una dispensa con
Abbiamo di tutto qua, c'è veramente di tutto, miele, ketchup, condimenti vari, spaghetti, marmellata, tè, c'è davvero di tutto. Andiamo a vedere quest'altro dispensa. No, qui abbiamo il bollitore per cuocere il riso. Andiamo avanti. Ancora condimenti, olio, sale, eccetera, eccetera. Qui c'è il kit per la pulizia, quindi tutti i vari prodotti per pulire il bus, detersivo per i piatti, sì, straccetti. Andiamo avanti. Troviamo creme e anche prodotti per i massaggi. Per i massaggi pre-gara, diciamo, quando magari piove o ci sono condizioni meteo un pochino difficili, ci voglio massaggi e creme ovviamente per il sole. Siamo davanti adesso a una stampante, perché è importante averla sempre dietro quando bisogna stampare comunicati, fogli vari, molto utile. Devo dire che non si trova sempre in tutti i bus, però in questo caso ce l'abbiamo, anche abbastanza imponente. Poi, beh, altra cianfrusaglia qui di fianco, abbiamo anche delle creme solari, forbici, spille importanti. Quando si attacca il numero non sono mai abbastanza, ci si chiede sempre di attaccare il numero per renderlo più aero possibile, per dispendere meno watt. Abbiamo anche cerotti per le vesciche, non si sa mai. Reparto docce, abbiamo due belle docce per ovviamente il post gara, dimensioni anche discrete. Poi stavo dimenticando anche i frigoriferi, ovviamente con cibo. Qui abbiamo già le tartine che i corridori mangiano in corsa, già preparate dai massaggiatori, bibite varie, yogurt, cioccolata anche. Andiamo sotto, qua c'è ovviamente il congelatore per eventualmente il ghiaccio. Beh, solite cose da tenere conservate. Qui troviamo le borse, chiamiamole borse del ghiaccio, da inserire dentro al giubbottino, con le sue tasche, che viene utilizzato durante il riscaldamento per il cronometro per tenere bassa la temperatura corporea. La borsa si infila nelle varie tasche, ci stanno penso 4 pezzi, e poi si indossa durante il riscaldamento. Anche questa ai miei tempi non c'era. Vabbè. Infine ci rechiamo nella zona privé. La zona in fondo al bus, che potremmo definire anche una sorta di ripostiglio, dove troviamo barrette, gel, frutta, asciugamani, ancora barrette, gel. Qui vari scatoloni, ci sono anche dei rulli, mi sembra, un po' di materiale di scorta, divise di scorta, ma la cosa che mi interessa di più è aprire queste borse. Io so già cosa c'è dentro. Altra invenzione che io non ho avuto la possibilità di sfruttare quando correvo, una roba abbastanza recente. Vediamo. Sono degli stivali per il recupero post tappa, uno strumento davvero utile per diciamo riattivare la circolazione, aiutare il recupero del corridore. E penso che dopo ogni tappa quasi tutti i corridori approfittino di questo strumento per stare meglio. Io purtroppo non l'ho usato, mi sarebbe piaciuto, magari avrei sentito un po' meno mal di gambe il giorno dopo, non credo, eh. Comunque davvero innovativa questa cosa, mi piacerebbe utilizzarla anche solo per dare dei feedback, sono curioso. Riponiamo tutto quanto dentro. Appesi sopra il divanetto troviamo i caschi dei corridori, i caschi normali, mentre qua in fondo ci sono i caschi da crono.
questo è il casco alla Star Trek, il casco di Ben Healy, molto particolare il casco da cronopoca, eh? Molto particolare. In questa valigetta troviamo le radio, le radioline dei corridori. Riponiamo al suo posto, mettiamo sopra i caschi. Guardate cosa ho trovato qua dietro, una bella bilancia, l'incubo di ogni corridore. Questa serve per vedere durante un grande giro quanto peso stanno perdendo i corridori, per diciamo anche tenerli monitorati ed evitare che si finiscano troppo. La bilancia, mamma mia, brutte robe, brutte robe. Qua in fondo c'è anche la televisione, la televisione che ovviamente è anche davanti. Adesso torniamo davanti per la conclusione. Siamo tornati qua davanti nella parte anteriore del bus per mostrarvi la visuale del direttore sportivo che prima di ogni tappa fa la riunione con i suoi ragazzi. I corridori sono seduti nelle loro poltrone e guardano il televisore, lo schermo in cui vengono proposti i dettagli tecnici della tappa, della corsa che dovranno affrontare. Magari c'è una salita con una determinata caratteristica, viene mostrata, spiegata, un finale di corsa particolarmente pericoloso viene mostrato con i dettagli delle curve finali e è l'ultimo momento, diciamo, che separa i corridori dall'inizio della corsa, perché da qui poi andranno al foglio firme e di conseguenza al nastro di partenza. Siamo arrivati alla conclusione di questo bus tour del team IF Easy Post. Sono un pochino deluso perché non ho trovato neanche un cappellino. Solitamente quando facevo i bus tour fregavo sempre il cappellino da corsa, però non li fanno più, non so, non va più di moda, vabbè, pazienza. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare, non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ma sti cappellini dove li mettono?